Passiamo alla pallavolo, partita d'inaugurazione del nuovo Palalido a Milano. Ieri sera gli azzurri strapazzano la Serbia, questa sera di nuovo in campo contro l'Argentina. Sentiamo Alberto Ambrogi. Ho iniziato a giocare a pallavolo e quindi è un'occasione ghiottissima, le piace un sacco e quindi siamo contenti di essere qua. Impressioni di questo Palalido? È bellissimo. È fatto bene, uno dei migliori palazzetti a cui sono stato. Molto bello, non me l'aspettavo così, sinceramente. Si vede bene la partita? Sì, decisamente. Palalido buona la prima, l'Italia batte 3-0 la Serbia nell'evento inaugurale del palazzetto rimasto chiuso 9 anni per lavori. Manca solo il sold out, i biglietti venduti si fermano a 3.000, un po' per i prezzi non certo a buon mercato, un po' perché la città si è svuotata per il weekend estivo. Ma l'atmosfera di festa non manca, mette a terra l'ultimo pallone Matteo Piano, capitano della Power Volley Milano, che dalla prossima stagione finalmente giocherà qui. È stata sicuramente una partita che entra nella storia di questo palazzetto, no? Esserci stati con la maglia azzurra e aver vinto era, cioè, bellino. È un palazzetto che a me piace tantissimo, non perché sia quello dove giocherò io, cioè non voglio essere di parte, ma è fighissimo. A promuovere il Palalido anche l'ex azzurro Risto Zlatanov, a Milano per 3 stagioni, dal 2000 al 2003, è affezionato al vecchio impianto dove con la maglia dell'Asister giocò una finale scudetto contro Cuneo. Me l'ha rovinato, prima era bello. No, ho fatto un gran bel lavoro, ovviamente il cuore rimane al Palalido vecchio, ma sicuramente molto più tecnologico, bello, c'è aumentata la capienza, è un gran bel pezzo per la città. Questa sera alle 20 l'Italia torna in campo contro l'Argentina, mentre domenica sera alla stessa ora, ultimo match contro la Polonia.